Le donne siciliane, uno stereotipo di lutto nel passato, oggi si grida per motivi diversi. Sì, oggi i femmini iettano vuci, lo facciamo a Canicattì, i femmini iettano vuci è un urlo che ha voluto Anna Tascarella, segretaria della Camera del Lavoro di Canicattì, sapendo che questo i femmini iettano vuci non è un urlo di dolore, non è un urlo di piacere, non è un urlo che vuole segnalare, è un urlo, è la voce delle donne, e quando i femmini iettano voci è perché sanno che qualche cosa va aggiustata, sanno che qualche cosa va corretta, ed in questo caso i femmini iettano voci perché vogliono poter dare voce ai tanti bisogni della gente, di uomini e di donne, di tutta la società, sapendo che quando trova una risposta una donna e questa risposta è positiva, sicuramente la comunità, la provincia, la regione, il paese sicuramente starà meglio. Quanto è cambiata e quanto deve cambiare la condizione femminile dalle nostre parti? Beh, sicuramente tanto, perché apparentemente se noi volessimo misurare le differenze fra uomo e donna forse ci riesce, a volte è difficile, ma poi fermiamoci per un momento. In un momento in cui i servizi vengono sempre più tagliati, bambini ed anziani sono a carico delle donne, quante donne, quelle poche che lavorano, hanno dovuto scegliere di mettersi a part time per poter badare ai bambini e agli anziani? Quante donne hanno dovuto scegliere di non poter fare carriera? Quante donne hanno dovuto scegliere di non lavorare perché, avendo un figlio disabile, non sanno a chi affidarlo? Beh, insomma, queste scelte dovute, io credo che a queste scelte dovute vada dato un segnale, e il segnale è quanta strada da fare ancora, sicuramente tanta strada c'è ancora da fare. Segretario, un modo spettacolare di festeggiare la festa della donna per la CGIL oggi a Canicattì, quanto spazio c'è per la riflessione comunque? Io penso che ce ne sia molto, perché per quello che dice il tema di stasera, femmini iettano voci, allora in Sicilia i femmini hanno iettato voci sempre, questo iettare voci d'India è stato sempre significativo. E allora riprendiamo a fare sentire la nostra voce in modo forte, la mia nomina è già un segnale affinché le donne abbiano una voce più significativa, augurandoci o almeno che questa voce sia ascoltata questa volta, perché non sempre le voci, le urla delle donne sono sentite e non sempre c'è la riflessione su quello che dicono le donne. E allora speriamo che si possa cambiare pagina questa sera, questa iniziativa che porta un po' di poesia siciliana, qualche lettura di Pirandello, qualche interpretazione soprattutto di Rosa Balistreri, che è stata nella nostra provincia una delle voci più forti, più significative, e che ancora dopo tempo è amata dai cittadini.